Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Terminata da circa un'ora la conferenza stampa del presidente Luigi De Laurentiis con il club manager Matteo Scala e l'allenatore Giovanni Cornacchini, conferenza che abbiamo anche trasmesso in diretta su Telebari e su Radio Bari. Vi mostreremo ampi passaggi di quanto è stato detto e li commenteremo con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Antonello Raimondo. Buon pomeriggio Antonello. Buon pomeriggio a voi. Mi scuso con i telespettatori se non posso esibire questo gilet di altissimo classe, complimenti. Grazie Antonello. Allora 080 501 9998, il numero per intervenire in diretta. Allora facciamo così, andiamo subito ad ascoltare il passaggio, Antonello, relativo alle parole del presidente del Bari Luigi De Laurentiis e poi lo commentiamo insieme. Un presidente De Laurentiis che ha già confermato come il Bari debba partire da protagonista anche il prossimo anno con investimenti assolutamente importanti. Sentiamo. Questa riconferma viene esattamente dopo questa bella promozione. Il mister ha cominciato con noi in corsa, di corsa, si è ritrovato improvvisamente a Roma mentre arrivavano i primi giocatori e si è ritrovato a trovarsi a gestire una squadra che doveva giocare immediatamente. Il Bari ha 1.100.000 tifosi che sono sparsi in tutta Italia, è una grandissima piazza e questo l'ha confermato anche la presenza di sponsor nazionali, quindi il bilancio è ultra positivo proprio perché anche ripartendo da una categoria così bassa, in verità noi abbiamo avuto una visibilità e presenze da categorie altissime. L'anno prossimo abbiamo appena visto che verranno in C delle squadre importanti come il Palermo, come il Catania, insomma ci sono tante belle piazze e questo darà al Bari una visibilità ancora più importante, quindi sono contento che ci siano delle piazze che renderanno sicuramente il campionato più difficile, però ben venga, nel senso che poi ci sarà ancora più attenzione da quel punto di vista, quindi forse la C dell'anno prossimo sarà una C più. Non voglio parlare di cifre in questo momento perché in verità abbiamo deciso di investire molto per l'anno prossimo. L'anno prossimo noi vogliamo essere protagonisti di un campionato che sarà molto difficile, pur investendo parecchio non è detto che si passi immediatamente a una categoria superiore perché la Serie C è un campionato durissimo. Sicuramente insieme al nostro club manager, a Matteo Scala, insieme al mister, una volta finita questa stagione che ancora deve finire, quindi siamo veramente ora stiamo esaminando ogni singolo giocatore che abbiamo in rosa, cominceremo ad affrontare un calciomercato. La prossima mission è non ascoltare tutte le voci di corridoio, non ascoltare tutte le critiche. È ovvio che quando abbiamo comunicato che Cornacchini sarebbe stato confermato, mi sono andato a leggere i commenti online, ho seguito i social, ho seguito tutte le varie cose e comunque mi sono reso conto che ogni tifoso è uguale, perché poi uno quando arriva qua, i baresi sono diversi, però a Napoli come sono ingrati, noi a Bari siamo diversi, di qua e di là, poi insomma non si vede l'ora di, però questo secondo me è umano, per quanto riguarda poi il mondo giornalistico. Aiuta anche a costruire un discorso, a raccontare qualcosa, altrimenti si sarebbe anche, si morirebbe nella noia, quindi ben venga che si creano anche, creino anche questi dibattiti, quindi starà al mister, anzi il mister viene motivato da questo perché dovrà dimostrare che ha le palle quadrate al prossimo campionato, quindi impegno sicuramente le giovanili perché noi ci crediamo tanto, è un percorso da costruire in maniera molto positiva, si ha la possibilità di penetrare il territorio e anche di sollevarlo, quindi renderlo eccellenza, quindi partire dai giovani per potergli creare un percorso e magari tirar fuori delle eccellenze future che magari andranno a giocare anche per altre squadre, passando per il Bari ovviamente. Ma quindi questo significa rivalutare il territorio, fidelizzare sempre di più le nuove generazioni, cosa che per me è molto importante, e soprattutto costruire una scala di valori molto importante. Le parole del presidente del Bari Luigi De Laurentiis: investiremo molto, vogliamo essere protagonisti, l'intenzione di provare a vincere subito il campionato di Serie C, Antonello. Ma loro hanno sempre detto di essere ovviamente giustamente imprenditori e Bari può essere un'impresa che produce, che dà degli utili solo se tu torni nel calcio
del calcio che conta. Per Bari il minimo è la Serie B, quindi è chiaro che mi aspettavo queste parole, non ho dubbi sul fatto che proveranno a costruire una squadra forte e ambiziosa, ma mi è piaciuto anche il passaggio in cui il Presidente ha detto che però gli investimenti non vogliono dire promozione automatica. Il calcio, quello vero, dalla C in su, comincia a essere un po' più complicato. In Serie D basta veramente costruire una squadra tecnicamente superiore, più o meno ce la fai. Dopo ci sono altre componenti. Anche perché, Antonello, si prospetta una C molto complicata, vero? Il presidente De Laurentiis ha detto sarà comunque una bella vetrina anche disputare un Bari-Palermo, un Palermo-Bari, però è chiaro che serve attrezzarsi in maniera ancora più forte e più massiccia per fronteggiare poi altre compagini importanti. Beh, penso che anche squadre come il Palermo faranno lo stesso ragionamento, nel senso che anche lì c'è una nuova proprietà, non so quanto affidabile se quanto i De Laurentiis, e quindi anche queste squadre vorranno vince subito, perché in C ci si perde col calcio, e quindi da un lato sarà affascinante, dall'altro è stato un bel colpo di sfiga, scusatemi, sì. Passatemi il termine, vorrei dire, perché insomma comunque è un avversario tosto, insomma, diciamo, ecco. Tanto ti squilla il telefono, Antonio. Forse il presidente non dice. Non riesco più, sto invecchiando così tanto, non riesco più a passare. In ogni caso, c'è un altro passaggio che vorrei sottolineare, anche in merito alla scelta di Giovanni Cornacchini. Poi ha detto la prossima mission, ha detto il presidente, sarà quella di non farsi condizionare dagli umori del popolo, andare avanti per la propria strada. Mi pare che a Napoli loro sono già abbastanza maestri in questo, hanno una conduzione ferma, forte, si può anche discutere di qualcosa, ma loro sono abbastanza sicuri di quello, delle loro idee, quindi io credo che sia giusto così, perché poi è giusto che ci si assuma le proprie responsabilità, quindi hanno fatto molto bene a non sentire gli umori popolari in un senso e nell'altro, che sia contro o a favore. Io penso che chi fa questo di mestiere, loro, ripeto, fanno gli imprenditori, debbano decidere con il loro staff, con le loro conoscenze, con i loro uomini, che ripeto, l'esempio Napoli dimostra quanto sia ottimo, diciamo, lo staff tecnico col quale si circonda, si confronta i De Laurentiis, e quindi è giusto così. Poi noi da qui valuteremo quelli che saranno i risultati del campo. Obiettivo provare subito a salire di categoria, non ha però tralasciato il discorso relativo anche al settore giovanile. Antonello ha detto che sarà comunque una priorità anche in vista della prossima stagione, poi staremo anche a vedere in che modo e con quali investimenti. Ma i giovani sono secondo me un obbligo anche per squadre grosse, per grosse intendo i grandi club, cioè il Milan, l'Inter, la Juve, insomma, che fanno anche cassa con le plusvalenze, non quelle finte, insomma, quelle reali. A maggior ragione in piazze come Bari, credo che un settore giovanile forte sia un modo per essere ancora più competitivo. Qui a Bari abbiamo avuto tanti anni di settore giovanile forte, io ricordo quello dell'amico Dino Generoso, abbiamo avuto tanti bravi allenatori, posso citare Lello Sciadimanico, Vincenzo Tavarelli, poi non vorrei dimenticarne altri, tante squadre vincenti, quella di Nicola Ventola, di Bellavista, che hanno vinto il Viareggio, hanno vinto lo scudetto a Lievi, la Coppa Italia, lo scudetto, anche alcuni scudetti, quindi insomma abbiamo una tradizione importante anche come giocatori, Lorenzo Amoruso, Emiliano Bigica, Massimo Tangorra, insomma potremmo fare un elenco lungo, la speranza è di poter tornare ad alti livelli anche sul settore giovanile. E allora dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, nella seconda parte anche il passaggio relativo alle parole di mister Cornacchini, o a rispondere come preferisce, tra poco. Secondo spazio del Bianco e lo Rosso TV Sport con Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Tra poco le parole anche di mister Cornacchini in conferenza. Intanto messi a disposizione dei tifosi biancorossi 500 biglietti per la trasferta di Avellino. Si giocherà domenica alle 15. Questa è comunque una buona notizia. Biglietti che si possono ovviamente acquistare nei punti vendita autorizzati al Bar Viola in Corso Sonnino, agenzia Better invece in via Amendola. È stato molto bello domenica vedere anche tutte le TV, ovviamente con voi in testa, tutte le TV locali, insomma, che trasmettevano questa partita, perché insomma da tanti anni, dai tempi di Sky, rivedere una partita sulle TV, sulle emittenti locali non capitava. È stato un bel motivo di... Noi ci saremo anche per trasmettere la partita tra Avellino e Bari. Non dubitavo di questo. Voi siete sempre stati presenti anche negli anni più bui, io ricordo sempre simpaticamente, sì, con Enzo, a volte. Beh.
c'è in certi anni in cui magari venivamo qua a raccontarci le questioni private, che davvero molto molto complicato anni, parlare e non avete mai abbandonato insomma il tifoso, con essere sempre presenti, sempre in campo, che non è facile insomma. E allora siamo pronti anche con le parole di mister Cornacchini, confermato sulla panchina del Bari anche per la prossima stagione. Sentiamo, poi le commentiamo insieme. Sono molto contento di ripartire in un'altra stagione che sarà complicata come lo è stata questa qua, no? Tutti dicevano che era molto facile, ma la realtà è che c'è stato un grandissimo lavoro da parte dei miei collaboratori, che sono stati molto molto bravi a starmi vicino anche nei momenti di difficoltà, per cui insomma si riparte con l'entusiasmo che ci contraddistingue, con la grandissima voglia di riottenere dei risultati importanti in una piazza non semplicissima, dove le critiche sono all'ordine del giorno, ma sono stimolanti e sono piacevoli, per cui da parte mia, da parte di tutto il nostro staff, il mio staff, sono convinto che si possa fare un campionato molto molto valido. Ma era già importante anche a livello di Serie D, insomma, ripartire da qua voleva dire tanto, soprattutto perché dietro c'è una società forte. Tornando al discorso prima di Franco, dove diceva che non sono ben visto qua, per me è una questione di stimoli, e se la società andasse dietro al pensiero della gente, probabilmente non è una società forte, cosa che così non è insomma. Quindi dandomi anche l'opportunità di ripartire un altro anno, probabilmente perché ha delle idee ben chiare, ben precise. Quindi io sono molto contento poi di ripartire, quindi mi auguro di poter fare ancora meglio di quello che ho fatto quest'anno, perché la cosa che la gente chiaramente, avendo visto un calcio di un certo livello, vorrebbe vedere un bel gioco. Io dico che la cosa più difficile è vincere, secondo me. Il bel gioco ci si può arrivare, soprattutto con la qualità dei giocatori, io sono convinto che ci si possa arrivare, quindi questo è un obiettivo che ci siamo posti, che mi sono posto, e si cercherà di giocare ancora meglio. Quindi la critica, quando io dico che la critica mi esalta, non è che uno vuol fare il fenomeno, ma la realtà, cioè essere criticato ti dà la possibilità di poter reagire in maniera giusta. E quindi dico chiaro che poi alla fine possono anche stancare un pochettino, però e ogni tanto anche un giudizio positivo mi va anche bene, non è che sono proprio messo al contrario così. Però ti dico, ti dà la possibilità di stare sempre sul pezzo, quindi di non mollare assolutamente mai. Questa è una mia idea, insomma. Io dico che probabilmente quelli che non hanno grandissimi attributi si lasciano andare così, quelli che ce li hanno un pochettino di più riescono a reagire, quindi ben venga. Poi la cosa che mi dà molta molta serenità e molta tranquillità non è perché qua il presidente, perché dietro noi abbiamo una società talmente forte che ci dà la possibilità di stare sereni, concentrati, poter lavorare e pensare esclusivamente al lavoro che fai sul campo. Quindi questo Cornacchini, sempre schietto, diretto, genuino, un bel personaggio, ha detto le critiche poi alla fine mi gasano e mi portano a dare sempre, sempre di più. Un allenatore forte quando ha dietro una società forte, nel senso che Cornacchini avrà potere agli occhi esterni, potere nel senso di credibilità, se la società sarà sempre in grado di difenderlo e proteggerlo, quindi questo credo anche che per momenti di difficoltà inevitabilmente ci saranno, anche ci saranno nella prossima stagione. Ma Cornacchini quindi mi sembra una persona molto serena, non deve dare molto retta a questi discorsi. Io credo che il discorso del bel gioco sia molto complicato. L'altro giorno sentivo in TV qualcuno ha chiesto a Sarri come mai il Chelsea non fosse bello come il Napoli, e lui ha dato una risposta che mi trova perfettamente d'accordo, cioè dice: ho giocatori molto bravi singolarmente, non nel sistema. Questo è importante, perché per fare un certo tipo di gioco servono delle componenti che vanno a incastrarsi alla perfezione per creare quelle macchine da gioco perfette. Quest'anno si è partiti anche in ritardo, dalle difficile poi poter costruire. Il Bari aveva giocatori certo forti, squadra, secondo me, più sul piano individuale che di sistema.
Questo non vuol dire che il Bari non abbia fatto un bel mercato, anzi, ma lo ha fatto anche in condizioni... Non a caso Pornacchini poi ha puntato su quello, essere pratici e puntare sulla qualità dei singoli. E poi dico una cosa, che quando si vince, discutere mi sembra un esercizio abbastanza acrobatico. Quando una squadra non vince si può fare un discorso, si poteva fare quello o quell'altro. Uno che vince così nettamente, secondo me, merita sempre il rispetto. Poi il calcio è anche un fatto, diciamo, di... Diciamo che la conferma se l'è meritata poi, sì, sul campo, giusto dargli questa, ma poi il calcio questa è chance di, in Serie C. Di gusti, non si vince solo in un modo, questo è poco, ma a tutti piacerebbe poterti fare per una squadra allenata da Guardiola quando riesce a incidere la sua maniera, perché è una squadra dominante, una squadra bella. Tottenham a questo proposito ha eliminato l'Ajax con palle lunghe su Llorente contro il gioco, sì, come il gioco dell'Ajax, sì, sì, no? Quindi ci sono tanti modi per raggiungere il risultato. Abbiamo intanto un ascoltatore in linea, pronto? Pronto, ciao Cristian, sono Marino, saluto. Ciao Marino, buon pomeriggio. Ciao Marino. Volevo dire che Cornacchini mi ha fatto una tenerezza incredibile quando si era allacciato, credo, ad Antonio Guido dicendomi qui non sono ben visto. Mi ha fatto una tenerezza esagerata. E in più volevo sottolineare una bagianata che è stata detta da un vostro collega, non faccio il nome ma tanto voi lo sapete, quando ha proposto la successiva partita delle donne prima o dopo la partita del Bari in contemporanea. Cioè ragazzi, ma come si fanno a fare certe domande? Cioè la gente deve stare 6 ore allo stadio per vedere le due partite. Vabbè, rispettiamo anche comunque le opinioni dei nostri colleghi, dai, lasciamo stare. Hanno mai giocato a calcio, sanno che dopo una partita il campo diventa quasi impraticabile. Cioè ragazzi, beh, specie d'inverno c'è quel rischio. Ciao, buona giornata. Grazie per il tuo intervento. Voglio fare davvero i complimenti ai mantentori, insomma la ditta che si crede. I De Greci, sì. Davvero un campo, io non credo, non so, correggimi, io qualche anno purtroppo più di te, però non credo di aver mai visto un campo così proprio bello, veramente un tavolo da biliardo, quindi le cose quando vanno bene è giusto sottolineare i meriti, perché a volte qui a Bari ci diamo sempre un po' la zappa sui piedi, siamo sempre un po' giustamente ipercritici perché in tante cose in questa città non funzionano, quando invece c'è qualcuno che lavora bene io credo che sia giusto, poi specie se è un'impresa locale credo che sia giusto dare a loro i meriti che gli vanno dati. 0850199 98 il numero per intervenire in diretta. Domenica c'è questa sfida contro l'Avellino, c'è comunque questa pool scudetto da onorare. Possiamo... Tu sai che io non ti appassiona questa pool scudetto. In ogni caso possiamo definirlo un antipasto di Serie C, sì. Avellino Bari o neppure questo, Antonello? No, beh, quello sì, ma sì, parliamo, è giusto che il tifoso si appassioni, che voglia vincere, ma ripeto, io non riesco ad emozionarmi. Guardavo il tennis nei giorni scorsi a Roma e faccio un paragone, come se Federer un giorno i suoi tifosi dovessero esultare perché lui magari vince un torneo a Trani dopo aver trionfato a Wimbledon. Sì, è chiaro che cerchi di vincere anche il torneo di Trani, ma che un tifoso di Federer possa emozionarsi per essere lì a far veleno, no. Io, questa è la mia personale opinione, ma il tifoso fa bene a voler vincere tutto, fa bene ad andare ad Avellino, anzi merita il mio applauso incondizionato, giusto che lo si segua, però se tu mi chiedi se io sono preso da questa vicenda, no, perché è un trofeo che non posso nemmeno esporre, io mi vergogno di esporlo, non per colpa dei tifosi, non per colpa nostra, è andata così, è anche inutile ora andare troppo indietro a fare i processi a quello che è stato, però insomma, Bari già in B, ci diciamo che siamo una grande piazza che ci sta stretta, se dobbiamo stare qui ora a fare anche discussioni sullo scudetto della D, io ho un po' di orticaria. Non ti piace. Abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Non riusciamo proprio a sentire. Non riusciamo proprio a sentire. Riproviamoci. Pronto? Chi c'è in linea? Ora un pochino meglio. Grazie. Beh, diciamo che... Ma il campionato sì. Sì, il campionato è un'altra storia, l'anno prossimo si deve partire con l'obiettivo di vincere. Titolo, lo scudetto. Si giocherebbe, diciamo, con tutti i colori sul petto, però è chiaro che è un altro discorso. Pare di aver capito, è chiaro che vincere aiuta, vincere è un dovere cercare di farlo perché devi rimarcare la tua superiorità come piazza. Ripeto, io parlo di un fatto emozionale, di un fatto di cui andare
fieri e orgogliosi, solo quello, spero di non essere frainteso, insomma. Non sto dicendo al Bari di non rispettare la partita di Avellino. Anzi, poi è una partita anche molto ricca molto di fascino, sì, e di storia, c'è grande rivalità, quindi voglio vincerla anch'io, però. Domani ricorderemo un po' di precedenti tra Avellino e Bari, lo faremo con il professor Gianni Antonucci. Lui mi pare che sia d'accordo con me su questo discorso dello scudetto. Sì, assolutamente sì, d'accordo con la tua opinione. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, Cristian, buonasera a voi. Ciao, mi buonasera. Saluto. Senti un po', no, non volevo parlare di pallone, ci mancherebbe altro, ormai sappiamo questo Bari che è grandioso, grazie a voi, il complimento all'ospite che oggi dà. Ma questa tassa che hai sul banco lì che vediamo... Che cos'è? Questa? Tazza. Questa tazzone. Fa parte degli sponsor che poi ovviamente seguono da vicino il TV Sport e Telebari. Sai cos'è? Qui con la Serie D ci si addormenta per le partite. Grazie per il tuo intervento. Beh, non a caso sì, poi durante la pausa pubblicitaria ne approfittiamo anche per prendere un caffè e tenere svegli anche i nostri ospiti. Con la panna. A tra poco per la terza ed ultima parte anche del Bianco e il Rosso TV Sport. Ultimo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Tra poco le parole anche del club manager Matteo Scala. Per intanto abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Buon pomeriggio, sono Marco 55. Ciao Marco, buon pomeriggio. Un abbraccio ad Antonello e a tutta la Gazzetta. Grazie mille. A quale augurerei che almeno nelle scuole si cominciasse a ricomprare una gazzetta per classe e fare dei bei discorsi, specialmente quello sarebbe secondo me una strada di rilancio, cioè andare un po' nelle scuole a cercare di far riscoprire il fascino della carta stampata, e sicuramente è una bella idea, perché l'online ci sta rovinando e anche i ragazzi li porta un po' fuori strada, invece con lo scritto è tutta un'altra. L'online ha il suo perché, ha il suo fascino, però secondo me sono due binari diversi che possono andare a interagire, insomma fare strade parallele che poi convergono, però certo. Speriamo bene. Per quanto riguarda diciamo la conferenza di oggi, tutto bene, nel senso che sono buoni propositi, anche la conferenza allenatore, perché abbiamo almeno nella logica delle cose un punto di partenza è una conoscenza della squadra e dello spogliatoio, perché ricominciare da capo, cambiare allenatore, e non è una cosa bella, anche perché si è creata una mentalità vincente, e questo è già un bellissimo inizio, sperando che arrivino gli elementi adatti per poter essere protagonisti nel campionato, visto che non siamo ancora, siamo ancora scioccati noi dalla retrocessione, con tutto il campionato vinto siamo ancora allucinati e penso che è ancora dura da digerire. Arrivederci. Grazie. Quando si può, la continuità secondo me è un valore importante, perché quando si può mantenere certe ossature, insomma, è chiaro che un allenatore nuovo può essere un valore aggiunto, però comporta anche delle problematiche perché in più. L'organico cambierà, però molti calciatori anche di questa stagione potranno rimanere, ma è l'allenatore che conosce la piazza, che ha lavorato con i suoi collaboratori, intendo anche con Scala, con la società, insomma, diciamo, non si parte da zero nelle conoscenze reciproche. Anche De Laurentiis ha detto il fatto che Cornacchini comunque ha convinto anche come persona, perché poi ci si frequenta, ci si confronta, quindi si creano dei rapporti che vanno anche al di là della sfera professionale, quindi da questo punto di vista la speranza è che Cornacchini la continuità possa dare qualcosina in più. E allora siamo pronti anche con le parole del club manager Matteo Scala, che il prossimo anno comunque si occuperà per forza di cose anche di quello che sarà poi il mercato della società biancorossa, sempre poi con la supervisione di Giuntoli, Pompilio, di proprietà del Napoli, c'è lo staff di importante, competente, di assoluta qualità. E allora siamo pronti con le parole del club manager Matteo Scala, sentiamo. Io intanto voglio ringraziare il presidente e tutta la famiglia De Laurentiis, l'intera proprietà, per la fiducia che mi hanno dato anche per la prossima stagione. Era una fiducia assolutamente non scontata. So benissimo che questa è una piazza dove tutti vorrebbero venire a lavorare, quindi essere la persona che si occuperà anche per il prossimo anno dell'area sportiva per questa prestigiosa piazza e per questa prestigiosa proprietà è motivo di grandissimo orgoglio per me, mi riempie di responsabilità e mi dà stimoli per lavorare un'ora in più rispetto alle tante ore che
già sono abituato a lavorare e noi non vogliamo dare alibi, noi dobbiamo vincere il campionato, cercare di fare più punti possibili a prescindere da quelle che sono le avversità che si vanno ad affrontare, che si vanno ad incontrare. Quindi noi abbiamo lavorato duramente, consapevoli che ne abbiamo tra virgolette passate tante. Chiaramente adesso siamo arrivati alla fine e in un campionato di 34 partite puoi essere anche più forte degli errori arbitrali, in una pool scudetto dove giochi tre partite e passa una e la miglior seconda, può essere che magari dei torti arbitrali possano essere tra virgolette decisivi per il risultato finale, però il nostro obiettivo non era più scudetto, chiaramente è quello di vincere, ma soprattutto è quello di dimostrare contro le squadre con cui andremo a giocare di essere più forti. Io credo che domenica, a prescindere dal risultato che è stato ovviamente condizionato da errori abbastanza evidenti, credo che il Bari abbia dimostrato di essere molto più forte del Picerno e credo che quindi tutte le favole che sono state raccontate, che se il Bari avesse fatto il girone H probabilmente avrebbe avuto più difficoltà, credo che siano state ampiamente smascherate da quello che si è visto in campo nei 95 minuti. Credo che comunque non cambino le nostre valutazioni, noi abbiamo bisogno di gente che venga a Bari, considerando il Bari come se fosse Real Madrid, per cercare di portare in alto una società che merita di tornare il prima possibile in grandi palcoscenici, grazie a una proprietà molto importante con la quale si può lavorare bene. Quindi noi cercheremo di scegliere calciatori forti, ma questo chiaramente lo faranno anche gli altri. La differenza cercheremo di farla sugli uomini, come abbiamo fatto quest'anno, perché abbiamo scelto comunque un gruppo di calciatori che a livello umano, soprattutto nei momenti difficili, hanno dimostrato di esserci, e credo che questo sia una linea che la società ha sposato dalla scelta dei dirigenti, dello staff tecnico, e soprattutto dobbiamo fare attenzione con i calciatori. Quindi nelle valutazioni saranno fatte, comunque le valutazioni saranno fatte anche su questo aspetto. Chiaramente la possibilità di non avere solo 14 over ci aiuterà, perché potremo scegliere in maniera più varia quelli che sono i profili da aggiungere in questa rosa. E allora, questo è il club manager Matteo Scala. Condivido la necessità di forti, sì, ma soprattutto uomini. Importante quello che è stato fatto anche in questa stagione. Le persone tranquille, professionisti seri, non quei mattacchioni che possono sì essere il valore aggiunto dal punto di vista della fantasia, però poi magari possono creare difficoltà nella gestione di uno spogliatoio che rimane il punto principale, il fulcro di qualsiasi vittoria. Avere uno spogliatoio forte, coeso con la società, con l'ambiente, credo che possa fare la differenza a parità di valori tecnici, perché è chiaro che la prima cosa è prendere giocatori forti sì, tecnicamente, atleticamente e tatticamente. Poi però serve creare un gruppo di ferro. Quanti acquisti pesanti ti aspetti, Antonello? Ma quel Bari ha bisogno di 4-5 titolari forti per essere una squadra che ambisce a vincere. Poi se ne basteranno di meno, stringeremo la mano una volta di più a Scala e De Laurentiis, però credo che 4-5 titolari forti, sottolineo forti, credo che servano. Giocatori che sappiano fare la differenza. Che faccio? Che non siano da C, siano giocatori che magari potrebbero poi giocare anche B. Abbiamo intanto un'altra telefonata, ultimo ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian. Ciao, buon pomeriggio. Roberto sono. Ciao Roberto. Assolutamente sì, grazie per il tuo intervento, l'abbiamo detto anche in precedenza, domani con Enzo Tamborri in studio ci sarà il professor Gianni Antonucci anche per avvicinarci a questa sfida contro l'Avellino, che ricordo trasmetteremo in diretta su Telebari, su Radio Bari, sulle nostre pagine social. E ancora da definire, Antonello, il futuro del capitano Ciccio Brienza, ne ha parlato anche il presidente Luigi De Laurentiis, lui ha detto in futuro sicuramente può essere un grande ambasciatore per questa squadra. Devo dire delicata, però è ancora da definire il suo futuro l'anno non prossimo. Non vorrei essere nei suoi panni delicata, perché è chiaro che da un punto di vista diciamo emotivo, sentimentale, tutti credo che vorrebbero la conferma di Brienza, però un patron ha il dovere di fare valutazioni diverse. Brienza si è visto poco quest'anno, se stesse benino io un Brienza in rosa me lo tengo. Una mano te la dà comunque. Me lo tengo, anche perché parliamo comunque di un ragazzo a modo, serio, che sa giocare anche molto bene a calcio, come ha dimostrato in tanti anni di Serie A, però sono valutazioni che devono fare loro. Loro sanno meglio di noi come sta Brienza di testa, credo bene, fisicamente soprattutto, e quindi fare questo tipo di valutazioni in affronto anche al campionato che andremo ad affrontare. C'è
in Serie C. La fortuna è che non c'è più la limitazione sugli over. Sì, questo... altrimenti lì per Bienza sarebbe stata dura sprecare un posto per un giocatore. Questo che ti può permettere magari di tenerlo in rosa a determinate condizioni. Però dalla risposta di Laurentiis, se mi chiedi un parere ti direi ancora... 51 no e 40, 49 sì, però magari mi sbaglio. Staremo a vedere. Allora noi siamo in chiusura, ovviamente come di consueto Antonello ti chiedo anche di riassumere un po' anche qual è la situazione al momento della Gazzetta del Mezzogiorno, in quale direzione si sta andando. Aspettiamo il nuovo CDA dal quale si spera di poter capire a chi verrà affidata la gestione del futuro dell'azienda e poi poterci interfacciare con questa nuova figura e capire che intenzioni ha di rilancio della testata. Ricordiamo che ci sono 120 famiglie che da mesi vivono un clima surreale di grandissima difficoltà, siamo tutti molto, molto stanchi, motivati a non far morire una testata storica come la Gazzetta, però anche molto stanchi, molto delusi, preoccupati. Dovremmo essere alla fine quantomeno di questa prima fase. Che è cioè importante capire, sì, per rivedere magari anche, capire anche chi la verrà luce. Affidato. Sì. Poi con un nuovo editore si andrà al tavolo per capire che intenzioni ha per la Gazzetta e per i suoi 120 dipendenti che, ripeto, vivono momenti difficili. Io in questo momento di difficoltà mi rubo una bustina di zucchero, si risparmia giù così. Te lo offriamo volentieri. Comunque. Mettiamola a ridere perché, insomma, dai. Bisogna comunque prenderla con un po' di filosofia. Sennò veramente poi comunque, si fa dura. Un grazie ad Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Un grazie anche a voi, a domani con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.